Ciao da Nicoletta e come sempre ringrazio i miei collaboratori che mi hanno passato questa pillolina che ancora una volta ti leggo in presa diretta, non l'ho letta ancora neppure io. Il vecchio samurai. In Giappone viveva un grande samurai, ormai anziano, che si dedicava a insegnare il buddismo zen ai giovani. Malgrado la sua età, correva la leggenda che fosse ancora capace di sconfiggere ogni avversario. Un pomeriggio si presentò un guerriero, conosciuto per la sua totale mancanza di scrupoli. Era famoso perché usava la tecnica della provocazione, aspettava che l'avversario facesse la prima mossa e, dotato com'era di eccezionale intelligenza, che gli permetteva di prevedere gli errori che avrebbe commesso l'avversario, contrattaccava con una velocità fulminante. Il giovane impaziente guerriero non aveva mai perduto uno scontro. Conoscendo la grande reputazione del samurai, lui era andato lì proprio per sconfiggerlo e in questo modo accrescere notevolmente la sua reputazione e la sua fama. Tutti gli allievi si dichiaravano contrari all'idea, ma il vecchio accettò la sfida. Si recarono tutti curiosi nella piazza della città e il giovane incominciò a insultare in modo molto acre il vecchio maestro. Lanciò alcuni sassi nella sua direzione, gli sputò in faccia, gli urlò tutti gli insulti che conosceva, offendendo addirittura i suoi antenati. Per ore fece di tutto per provocarlo. Il vecchio si mantenne impassibile. Sul finire del pomeriggio, quando ormai si sentiva esausto e umiliato, l'impetuoso guerriero si ritirò. Deluso dal fatto che il maestro avesse accettato tanti insulti e tante provocazioni, gli allievi gli domandarono: «Come avete potuto sopportare tante indegnità? Perché non avete usato la vostra spada, pur sapendo che avreste potuto perdere la lotta, invece di mostrarvi codardo di fronte a tutti noi?» E il saggio rispose: «Se qualcuno ti si avvicina con un dono e non lo accetti, a chi appartiene il dono?» domandò il samurai. «A chi ha tentato di regalartelo?» rispose uno dei due discepoli. «Lo stesso vale per l'invidia, la rabbia e gli insulti», disse il maestro. «Quando non sono accettati, continuano ad appartenere a chi li portava con sé». Adesso che l'ho letto è davvero bella, è uno spunto davvero determinante. Se lasci che chi ti insulta, chi ti ferisce, chi prova rabbia, chi parla male di te, chi ti critica, continua a farlo e tu rimani impassibile, quel dono rimarrà a lui. Lo sto notando, girando in queste settimane tantissime aziende, veramente tante, tante, tante. E noto una cosa, che c'è una capacità disarmante in negativo delle persone di parlarsi alle spalle, di criticarsi, di distorcere la realtà, ognuno seguendo una sua mappa che a me non è sempre la realtà. Allora lasciamo che sia, perché tanto nel tempo la realtà avrà sempre la meglio, e solo nel tempo che le persone potranno, forse, non è neppure detto questo, comprendere. Comunque, se non vi piace quel dono, lasciate quel dono a chi cerca di donarvelo, dono in senso metaforico. Buona scelta, ciao! Tell the teacher we're serving, serving USA.